Imola, Gran Premio di San Marino, domenica 1 maggio 1994. Mancano pochi minuti all'inizio della gara e, come sempre accade, sul rettilineo della partenza ci sono ancora meccanici, ingegneri, giornalisti. I piloti ne approfittano per scambiare qualche consiglio con i tecnici o per rilasciare una breve dichiarazione alla stampa. Quella domenica 1 maggio, Ayrton Senna preferisce stare in silenzio. Rimane lì, nell'abitacolo della Williams, senza casco, ad occhi chiusi, concentrato, forse preoccupato. Maggio non è mai stato un mese che ha portato bene al mondo delle corse. Purtroppo troppi incidenti, troppe morti, troppi casi veramente dolorosi sono legati a questo mese. E lo è stato legato anche per l'ultima corsa di Ayrton Senna a Imola, quando capita qualcosa che nelle corse non dovrebbe capitare mai, ma purtroppo capitava, soprattutto un tempo spesso, il guasto meccanico, un problema tecnico. Purtroppo Ayrton, prima della curva del tamburello, che è forse la curva non curva più veloce del circuito di Imola, si è trovato con il piantone spezzato in due, ha provato a spingere sul volante per tenere la macchina e farla girare, non ce l'ha fatta, e poi l'auto è finita nel muro con le conseguenze che tutti sappiamo. Sono le 14:17, quando la Williams di Ayrton Senna, al settimo giro, si schianta a 200 km orari sulla curva del tamburello. Va completamente dritto contro il muro al tamburello, senza neanche accennare a una frenata, e chiaramente si capisce che l'impatto era molto molto pesante. Non ci va mai nessuno al tamburello a fotografare, questa volta vado lì, è un punto che non dice molto, però magari può venire fuori una bella fotografia. Salì sul tetto della postazione e quindi lì seguì la gara. Scattai purtroppo l'ultima fotografia in pista da Ayrton, che mi passò con Schumacher a 100 metri di distanza, e percepii con l'occhio a destra che era successo qualcosa, perché c'era vidi un po' di polvere, e il commissario mi disse: guarda che è uscita una macchina 100 metri avanti, potrebbe essere Ayrton. E mi ritrovai con la macchina di Ayrton sbattuta, con i medici che stavano intervenendo in quel momento, stavano cercando di farlo uscire, lo tiravano fuori dalla macchina praticamente, poi lo adagiarono al bordo della macchina della pista. Era praticamente da me a 3 metri di distanza, con la rete sola fra me e l'incidente. Ovviamente non vedevo niente, perché c'era tutto il contorno dei medici e paramedici che coprivano il pilota a terra, perché stavano facendo un intervento. C'erano i commissari di percorso lì che mi aggiornavano su quello che era la condizione del pilota, e la mia macchina fotografica che continuava ogni tanto a scattare qualche fotografia, ma in quel momento non sono stato molto professionale perché ero molto eccitato. Poi di lì ho sentito quello che il commissario ha telefonato alla direzione gara e disse: la situazione è di codice 3, codice 4. Codice 4 vuol dire defunto, codice 3, 4 vuol dire condizioni molto gravi. Quindi da lì a pochi minuti sentii greccare l'elicottero che è arrivato, caricarono il pilota e lo portarono via, e io me ne tornai al box. Ero in redazione dell'Autosprint la domenica dell'incidente, perché noi facevamo il giornale la domenica, quindi ero lì, e sopra di noi in redazione è passato l'elicottero che portava Ayrton all'ospedale maggiore di Bologna, praticamente era già senza vita. Ecco, il ricordo di quelle pale dell'elicottero che passavano sopra di noi resta una cosa che non potrò mai dimenticare. Quindi io presi la macchina, ritornai in redazione, imparai che Ayrton era morto, perché ci fu comunicato dall'ospedale maggiore. Quindi arrivai in redazione, trovai silenzio assoluto, cosa che in redazione non succede mai, nessuno parlava, nessuno fiatava, tutti facevano le sue cose, e c'era il rotolino famoso sulla mia scrivania, c'erano alcune fotografie che effettivamente, secondo me, potevano non essere viste, cioè non aggiungevano niente alla storia che noi come giornale dovevamo raccontare di quello che era successo. Per cui ne parlai subito con Cavicchi, perché chiaramente poi la decisione era la sua,
e Cavicchi non le vuole nemmeno vedere, ma mi disse no. Di Ayrton lo ricordiamo così come doveva essere, abbiamo le foto da ricostruire, tutto quello che ci serve, quelle foto anche se non le vede nessuno a me va bene, a me andava bene, quindi quelle foto non le ha mai viste nessuno. Le voci che avete ascoltato sono quelle di Carlo Cavicchi, di Riccardo Patrese e di Angelo Orsi. Carlo Cavicchi ha diretto giornali per 30 anni, partendo da autosprint per arrivare a quattro ruote. Come dice lui stesso, ha mangiato pane e automobili per tutta la vita. Angelo Orsi è un fotografo. È stato un grande amico di Ayrton e gli ha scattato centinaia di foto nel corso della sua carriera. Riccardo Patrese è uno dei più grandi piloti italiani di sempre e ha condiviso con Senna i circuiti di tutto il mondo. Saranno le loro voci e i loro ricordi ad accompagnarci in questo viaggio. Ayrton Senna Forever è una serie podcast realizzata da Cora Media per il Museo Nazionale dell'Automobile. La straordinaria corsa di un ragazzo brasiliano dallo sguardo malinconico, diventato un grande pilota di Formula 1 e un campione ineguagliabile. Ayrton Senna, un eroe giovane e forte che, come tutti gli eroi, ha lasciato la vita sul più bello, quando sembrava destinato a vincere per sempre. San Paolo del Brasile, anni 60. Ayrton ha 4 anni quando siede per la prima volta alla guida di un kart giocattolo che il padre, Milton da Silva, ha realizzato su misura nella sua officina. La famiglia di Ayrton è abbastanza benestante, soprattutto se paragonata alla ricchezza media delle famiglie brasiliane dell'epoca. La madre, Neide Senna, ha origini italiane ed è da lei che Ayrton prenderà il cognome che lo farà conoscere in tutto il mondo. Ayrton lo sceglierà perché è meno comune del cognome paterno, da Silva. In famiglia, invece, tutti lo chiamano affettuosamente Beco, un nomignolo che, come spesso accade, nasce per caso. In brasiliano, Beco significa boccale di birra. Perché Senna fosse chiamato Beco rimane un mistero legato al lessico familiare. Ma forse i suoi genitori volevano vezzeggiare o burlare un'andatura un po' traballante del loro piccolo. Beco è un soprannome che Ayrton porterà con sé anche da adulto, come per continuare a camminare in bilico sulla vita. A 8 anni, Ayrton inizia a correre con il suo primo vero kart al circuito di San Paolo, Interlagos, ma non può partecipare alle gare perché è ancora troppo giovane. Trascorre quindi molto tempo in officina e inizia a sviluppare quelle competenze da meccanico che risulteranno preziose negli anni a seguire. Ayrton ha 13 anni quando partecipa alla sua prima gara ufficiale e vince al primo colpo. Il padre comincia a intuire le potenzialità del ragazzo e lo affida a Lucio Pascual Gascon, un ingegnere spagnolo conosciuto con il nome di CE, come ci racconta Carlo Cavicchi. Il CE era probabilmente il personaggio più popolare e più conosciuto in Brasile nel mondo dei kart, perché preparava soprattutto motori e con lui avevano corso i piloti che diventeranno più famosi del Brasile, almeno nel periodo del dopoguerra. Quindi Chico Serra, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet. Ovviamente il papà di Ayrton voleva portarlo da quello che era considerato il più bravo e lo portò lì. Peraltro fece subito bene, col CE legarono, anche se non furono inizi facili, perché il CE era, come tutti i preparatori del mondo delle corse che sono qualcuno, cercano di imporre la loro esperienza sui piloti più giovani. In particolare ad Ayrton gli cambiava il modo di guidare, cosa che era giudicato negativo per papà Milton, infatti non legarono mai il preparatore e il papà di Ayrton, e un po' anche per Ayrton, perché era sempre testardo. Però si è adeguato perché aveva capito che l'altro aveva ragione e sono arrivato in fretta a vincere la prima gara ed era un periodo curioso, anche perché i due non si chiamavano per nome e cognome ma per soprannome. C'è uno e lui il pilota veniva chiamato come 42 per il numero che aveva sul kart. In pratica si parlavano: senti 42, dimmi C'è. Una ventina di anni fa C'è, che è morto nel 2015, svelò in un'intervista: la differenza tra Ayrton e gli altri piloti è che lui si è semplicemente allenato in maniera maniacale. Per tutta la vita è stato lì ad allenarsi. Inoltre era sempre in officina con me a montare e smontare i motori. Era concentrato al 100%. Non era affatto pigro. Usava 4 motori al giorno e non ne ha mai rotto uno. Li usava solo per un'ora, li smontava e ne metteva un altro. E consumava 3 set di gomme al giorno.
È il 1978, quando Ayrton, appena 18enne, sbarca nel mondo del kart europeo grazie ad Angelo Parrilla, titolare della DAP, un'azienda che costruiva telai e motori in Italia. Poco tempo prima, Angelo aveva ricevuto un'insolita telefonata da un suo vecchio amico emigrato in Brasile, che lo spingeva a far correre nel mondiale europeo di kart un ragazzino di San Paolo, a suo dire velocissimo. Ma com'era il mondo dei kart negli anni 70-80? Lo chiediamo a Riccardo Patrese. Il mondo dei kart di quegli anni è decisamente un mondo duro, più quasi di più di quello che era la Formula 1, perché c'era un grossissimo agonismo dove la politica interveniva niente e anche, diciamo, si correva con dei mezzi molto basici dove il talento poteva emergere magari più che in una Formula 1, dove la macchina estremamente competitiva ti dava dei vantaggi rispetto ad altri che magari non ce l'avevano. Angelo Parrilla ricordava così il primo impatto con il giovane Senna. Arrivò con quella faccia simpatica accompagnato da una telefonata del padre che anticipava un problema. «Guardi, mio figlio è molto difficile nel mangiare». Ancora con i bagagli in mano, decidemmo di portarlo subito a pranzo, così, tanto per capire. Il ragazzino attaccò subito con un piatto di spaghetti alla carbonara, poi una bistecca alla fiorentina e un'insalata. Alla fine azzardai se voleva un caffè. «No, ma se è possibile, prenderei un altro piatto di spaghetti alla carbonara». Si racconta che Parrilla chiamò al telefono il suo amico avvisandolo che bisognava rivedere il budget perché «da qui al mondiale questo ragazzo mi manda in rovina perché mangia come un lupo». Ben diverso fu l'impatto con il debutto in pista. Ce lo racconta Carlo Cavicchi. Beh, Senna fu affidato subito da Angelo Parrilla a suo fratello Achille, che peraltro era un pilota velocissimo e molto bravo, il quale non aveva neanche tanta voglia di prendersi questo brasiliano tra i piedi, perché loro in squadra avevano un pilota formidabile che era Terry Fullerton, che era già stato campione del mondo ed era il loro pilota di punta. Trovarsi questo brasiliano solo perché pagava tra i piedi era un po' un problema per Achille. Comunque lo mise a provare, gli fece fare 2 giorni di test faticosissimi senza mai andare forte, ma solo per rodare dei motori e per vedere come se la cavava. In pochissimo tempo però Ayrton si vedeva che c'aveva la mano giusta e quando gli fanno mettere le gomme giuste, le condizioni per fare il tempo, improvvisamente era la pista di Parma. Senna fece il tempo praticamente di Fullerton e lì tutti capirono quanto era bravo. Tra l'altro Ayrton aveva un vantaggio, era mancino e nel kart è una cosa che è una fortuna, perché in genere il mancino riesce a tenere il volante con una mano e con l'altra mano, che in questo caso è la mano destra, che per in genere per i piloti è quella più importante, può regolare il carburatore per evitare che il motore grippi. E quindi aveva aggiunto alle sue grandi qualità anche un vantaggio tecnico non da poco. Il titolo mondiale nei kart era nel suo destino, ma la realtà lo beffa. Nel mondiale del 1979 in Portogallo finisce alla pari con un rivale, ma con la certezza di aver vinto sulla base del regolamento tradizionale, che invece quell'anno, e mai più in futuro, era stato modificato. Ayrton viene da tutti considerato il più forte nei kart, ma nemmeno nei 2 mondiali successivi riesce a vincere il titolo. Questa ingiustizia non gli va giù e alimenta la sua voglia di riscatto e la sua ambizione, che si manifesta non solo nelle gare, ma anche nei momenti di pausa, come racconta Carlo Cavicchi. Beh, nei suoi anni italiani, Ayrton viveva a casa da Angelo Parrilla a Rozzano, vicino a Milano, e quando non stava, cioè quando per noi era inverno, che in Brasile era estate, lui tornava a casa e da casa cercava di tenere i contatti. Allora non c'erano i telefonini e bisognava usare le lettere. Le lettere per un pignolo come Ayrton, che è sempre stato attento a non sbagliare mai niente, era fatica a scrivere le lettere in italiano perché lo scriveva male, a lui non piaceva. E allora che sistema aveva escogitato? Gli mandava delle musicassette incise dove con la voce, che si poteva per mettere anche degli errori, gli raccontava cosa stava facendo, come si preparava e cosa voleva fare per l'anno che veniva. In queste cassette, che purtroppo sono andate perdute, Ayrton confidava ad Angelo i suoi sogni, anzi il suo vero grande sogno: passare in Formula 1.
Non c'è nulla di strano, anzi è normale che un giovane pilota di kart si immagini al volante di una McLaren o di una Ferrari. Ma il passaggio dal kart all'automobilismo non è scontato, come spiega Riccardo Patrese. Ma il passaggio può essere sintetizzato in grande passione, talento, perché se non avevi talento non era neanche possibile pensare di andare più in alto, e dedizione. Ma Angelo Parrilla e Ayrton sanno bene che la famiglia di Senna non sarebbe stata d'accordo. Già in occasione del Mondiale di kart del 1979, Milton e Neide sono stati chiari. Va bene sborsare soldi per il kart, ma in macchina mai. In macchina mai. E invece è il 1980, quando Ayrton si scontra definitivamente con i genitori, che non intendono più appoggiarlo. Per racimolare i soldi necessari, vende in fretta e furia l'automobile, il computer e la barca. Ayrton vuole andare a correre in Inghilterra in Formula Ford, il campionato automobilistico britannico che è la fucina delle promesse destinate alla Formula 1. In Inghilterra Ayrton non è solo, ha 20 anni, e con lui c'è la giovane moglie Lilian de Vasconcellos Sosa, sposata precipitosamente prima della partenza. Sulle piste inglesi Ayrton vola, ma la sua vita coniugale, tra le mura di un piccolo e triste appartamento di Norwich, non decolla. Dopo 8 mesi, Lilian fa le valigie e torna in Brasile, per sempre. Anni dopo, Lilian confessò: «Ero la sua seconda passione, la sua prima erano le corse. Non c'era niente di più importante al mondo per lui, né la famiglia, né sua moglie, niente». Alla fine della stagione 81, Ayrton è esausto. Ha partecipato a 20 corse, si è aggiudicato 12 vittorie, 3 pole position e 10 giri veloci di gara. Ma è ancora provato dalla fine del matrimonio. I soldi sono pochi e la convivenza forzata con gli altri piloti è il suo unico svago. Non è la vita che sognava. Molla tutto e torna a San Paolo, deciso ad abbandonare per sempre le corse e dedicarsi all'attività di famiglia. Ayrton ci prova, mette anima e corpo nella sua nuova vita, ma non funziona. Anche i genitori si accorgono dello sguardo triste, dell'umore nero. La pista non smette di chiamarlo e così la famiglia si rassegna. Se proprio vuoi correre, allora corri. Nel 1983 Ayrton Senna vince il campionato britannico di Formula 3 con 12 vittorie e 15 pole su 20 gare. Il suo nome inizia a circolare fra gli addetti ai lavori, come ci raccontano Riccardo Patrese e Angelo Orsi. Di sicuro aveva combattuto contro tutti quelli che io ho avuto come avversari nel kart. Quindi c'erano dei termini di paragone dove potevo capire quanto potesse essere forte Ayrton, e sapendo che li batteva anche lui, potevo ben pensare che fosse valido. La mia conoscenza con Ayrton Senna nasce esattamente di persona nel 1983. Di lui me ne aveva sempre parlato i colleghi di Autosprint che seguivano le gare minori e che, tornando in redazione, continuamente ci raccontavano che l'arrivo di questo pilota brasiliano avrebbe sconquassato il mondo della Formula 1, perché era veramente forte. Però 1983, Silverstone, una gara caldissima, cioè addirittura mi ricordo quell'anno in Inghilterra avevano finito l'acqua da bere, era un caldo infernale. Il sabato pomeriggio Ayrton corre in Formula 3, vince la gara di Formula 3, vince il campionato di Formula 3, e io approfitto per fargli le prime foto sul podio di quella gara. Poi me ne torno in sala stampa e aspetto che i miei colleghi finiscono il loro lavoro per poi ritornare in albergo. A un certo punto mi sento picchiare sulle spalle. Era il mio collega Ficarelli che mi dice: «Posso finalmente presentarti il futuro campione del mondo di Formula 1?» Ovviamente risata generale di tutti quelli che erano lì con me. E mi volto e c'era questo ragazzino magro, pallido, in piedi, che mi dava del lei e mi diceva se poteva sedersi di fianco a me perché aveva bisogno di parlare e di chiedermi alcune cose. Esordì dicendo: «Io il prossimo anno correrò in Formula 1 e diventerò campione del mondo». Poi mi disse: «Siccome
come dicevo, arriverò in Formula 1, avrei bisogno di alcune fotografie che mi servono in Brasile per delle operazioni pubblicitarie che noi facciamo. Io a quel punto lo fermai, non lo lasciai neanche proseguire e gli dissi: guarda che tu sei già seguito da un'agenzia inglese, che sono fra l'altro amici miei, e non mi sembra giusto, arrivando tu in Formula 1, che ti fai seguire da un'altra persona. A sua volta lui mi fermò immediatamente, non mi lasciò proseguire e mi disse: hai ragione, loro mi hanno seguito e fanno delle ottime fotografie, un ottimo lavoro, però è un lavoro commerciale. Io, seguendo molto Autosprint, seguendo le foto che voi fate, direi che le vostre foto sono fatte col cuore, che gli inglesi non hanno, quindi a me piacerebbe molto che fossi tu a seguirmi nelle mie gare di Formula 1. Gran Premio di Monaco, circuito di Monte Carlo, 3 giugno 1984. Ayrton è alla sua sesta gara in Formula 1 con la scuderia britannica Toleman. I suoi avversari sono i veri campioni di quegli anni: Alain Prost, Nigel Mansell, Niki Lauda. Sembra che Ayrton non abbia nessuna possibilità di avvicinarsi al podio, come ci spiega Carlo Cavicchi. Monte Carlo è una pista particolarmente difficile e questo, devo dire, quando ci corrono i campioni fanno la differenza loro rispetto al mezzo. Era indispensabile fare la differenza perché la Toleman che guidava Senna era una vettura già di per sé non straordinaria nel lotto delle vetture partenti, anche se dietro aveva due tecnici molto bravi come Rory Byrne e come Pat Simmons. Però la macchina non era competitiva, aveva anche un difetto in più, era un motore 1.5 turbo con un jet lag, con un ritardo di risposta veramente complicato. Prost guida la corsa seguito da Mansell, Arnoux, Alboreto, Lauda e Rosberg. All'11° giro il pilota britannico riesce a superare Prost, mentre Senna monta troppo bruscamente su un cordolo, danneggiando la sospensione anteriore destra. In più venne a piovere, quindi le condizioni peggiori per uno che ha una macchina turbo da guidare. Invece fu tutto un miracolo, Senna veramente sembrava che avesse la macchina degli altri, una macchina aspirata, facile da condurre, facile da tenere, insomma aveva un passo incredibile. Senna continua a guadagnare posizioni. Al 19° passaggio supera anche Lauda e insegue Prost, che è solo davanti a tutti con un vantaggio apparentemente incolmabile. Ma Ayrton vola sull'asfalto bagnato. Nessuno sa dominare l'acqua come lui. Il re della pioggia, come presto verrà soprannominato, si sta manifestando. Prost è in testa, forse ancora per poco. Con la pioggia vince solo chi non ha paura. Avete ascoltato Ayrton Senna Forever, una serie podcast realizzata da Cora Media per il Museo Nazionale dell'Automobile, scritta da Rosella Bettinardi. La cura editoriale è di Davide Savelli con la collaborazione di Anna Iacovino. La produzione esecutiva è di Lia Chiovari. Hanno partecipato Carlo Cavicchi, Angelo Orsi e Riccardo Patrese. La voce narrante è di Emanuele Ruzza. Il coordinamento della post-produzione è di Matteo Scelsa. La supervisione del suono e musiche sono di Luca Micheli. Il fonico di studio a Roma è Matteo Miavaldi. Il fonico di studio a Bologna è Alessandro Saviozzi di Studio Archi. Il fonico di studio a Padova è Christopher Bacco di Studio 2. La post-produzione e montaggio sono di Luca Micheli e di Cosma Castellucci. Per Museo Nazionale dell'Automobile, supervisione editoriale Lorenza Bravetta, coordinamento editoriale Lorenza Maccio e Paola Masetta. Vi ricordiamo che dal 24 aprile al 13 ottobre 2024 la mostra Ayrton Senna Forever vi aspetta al Museo Nazionale dell'Automobile di Torino. Per informazioni consultate il sito www.museoauto.com.